E adesso con l'aiuto di Ivan possiamo conoscere un'altra area del Mondiale di Canoa Polo di Siracusa, questa è l'area Relax. Che succede qui? Come funziona? Dove Esattamente, siamo all'interno del circolo della Vela Lachius, questa è l'area Relax che è nata con una partnership spontanea con l'Ortea Palace e siamo qui appunto per dare supporto, aiuto e offrire qualcosa, un momento speciale, gradevole ai presidenti delle federazioni e alle persone che vogliono passare un momento un po' più tranquillo in occasione del Mondiale di Canoa Polo. E tra l'altro presidenti di federazioni che si incontrano, dirigenti, chiacchierate, discussioni, hai capito qualcosa? Bah, sicuramente è un momento interessante di scambio, è importante anche la presenza del CONI, io auguro da tecnico e da non parte attiva della Canoa Polo comunque che questa disciplina diventi ad esempio olimpica. Perché no? Anche tu c'hai un passato di nazionale e acqua e vento. Sì, sì. Io ho fatto 2 anni in nazionale, però parliamo di vela. Abbiamo l'elemento comune che è l'acqua e Siracusa è molto bagnata, se così possiamo dire. E secondo me ha tutte le potenzialità per diventare una città molto importante da questo punto di vista. Ecco, gli eventi legati al mare possono essere tanti e spero ne siano altrettanti in futuro. Ecco, la Canoa Polo spero che sia il primo di tanti.